Pregiatissimi ospiti, gentili organizzatori, vorrei rivolgere a tutti voi un saluto e un sentito ringraziamento da parte dell'istituzione che rappresento, la Banca Europea per gli Investimenti, la BEI. La BEI è il braccio finanziario dell'Unione Europea, siamo la più grande istituzione finanziaria multilaterale e uno dei maggiori fornitori di finanziamento per il clima. La sostenibilità ambientale è al centro delle priorità della BEI da lungo tempo. Basti pensare che solo nell'ultimo decennio la BEI ha finanziato progetti verdi per più di 200 miliardi di euro in tutto il mondo. Abbiamo cominciato a investire per la sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici, consapevoli del ruolo che la finanza può svolgere per correggere e invertire tendenze devastanti per l'umanità. In linea con gli obiettivi dell'Unione Europea e con gli impegni presi dalla comunità internazionale, abbiamo raccolto e canalizzato crescenti risorse finanziarie verso progetti e iniziative per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Siamo stati il primo emittente di green bonds del 2007 e da allora abbiamo emesso titoli di questo genere per oltre 60 miliardi in 22 valute differenti. Il fabbisogno finanziario per raggiungere nei tempi stabiliti la neutralità climatica è di carattere eccezionale, ma è una sfida che non possiamo non affrontare. La desertificazione, la siccità, le alluvioni, l'innalzamento dei livelli del mare, la disponibilità e qualità delle acque sottolineano la necessità immediata di infrastrutture di difesa, di sistemi idrici, di tecnologie per la previsione e la gestione degli eventi atmosferici, opere e interventi di mitigazione e adattamento, la cui realizzazione richiede ingenti risorse finanziarie per evitare che i costi della lotta al cambiamento climatico si trasformino in esternalità negative per la collettività e rischi per la stessa sopravvivenza. C'è quindi bisogno di istituzioni finanziarie che supportino questo processo, che mobilitino e moltiplichino risorse pubbliche e private per mitigare, adattare e investire in nuove tecnologie e innovazioni per assicurare la necessaria e urgente transizione ecologica. In questa direzione la BEI è stata la prima istituzione finanziaria internazionale ad aderire pienamente agli obiettivi dell'Accordo di Parigi e a scegliere di definirsi come la Banca per il Clima dell'Unione Europea. Siamo la Banca del Clima dell'Unione Europea perché prima attraverso la politica per il finanziamento del settore energetico del 2019 e poi tramite la Climate Bank Roadmap ci siamo impegnati a porre fine al finanziamento di progetti basati su combustibili fossili, ad attivare investimenti per 1.000 miliardi in favore di progetti per il clima entro il 2030. A dedicare almeno il 50% dei finanziamenti annuali della BEI all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale entro il 2025. Quella di diventare la Banca del Clima dell'Unione Europea è una decisione strategica presa dalla BEI e sostenuta dai nostri azionisti, che sono i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. Una missione ambiziosa e condivisa dagli oltre 4.000 dipendenti del gruppo BEI. Le crisi e le sfide che hanno colpito la comunità internazionale negli ultimi anni non hanno messo in discussione la nostra ambizione e i nostri obiettivi. La crisi pandemica prima e le ripercussioni sull'energia dovute dall'invasione russa dell'Ucraina rendono sempre più urgenti azioni a tutela dell'ambiente, il cui degrado può essere fonte di diffusione di nuove malattie, e azioni per un utilizzo più efficiente dell'energia, sempre più generato da fonti rinnovabili. Il costo dell'azione, per quanto alto possa sembrare, è irrilevante rispetto al costo dell'inerzia. Questo è il decennio critico per agire, il decennio del make or break, ora o mai più. Neutralità climatica significa neutralità e indipendenza energetica. Dobbiamo diversificare l'acquisto di energia dalla Russia a fornitori affidabili, incrementare gli investimenti nelle rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica. Dobbiamo proteggere i consumatori dall'aumento dei prezzi dell'energia, amplificati dalla guerra. La Commissione europea mira a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione energetica e climatica anche tramite REPowerEU, il pacchetto di misure
che intende attivare investimenti per oltre 300 miliardi di euro. La BEI, anche in questa occasione, farà la sua parte. Nei prossimi 5 anni il gruppo BEI sosterrà il piano Repower EU con 30 miliardi aggiuntivi in prestiti e finanziamenti con capitale di rischio, con l'obiettivo di attivare investimenti per 115 miliardi di euro entro il 2027, contribuendo così in modo sostanziale all'obiettivo di Repower EU e al raggiungimento degli obiettivi climatici previsti entro il 2030 e il 2050. Questi 30 miliardi si aggiungono al già solido sostegno del gruppo BEI al settore energetico europeo, che ammonta a circa 10 miliardi di euro di finanziamenti all'anno. I nostri finanziamenti saranno destinati alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alle reti e allo stoccaggio, alle infrastrutture per ricaricare i veicoli elettrici e alle tecnologie innovative, come ad esempio l'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Signori e signori, il cambiamento climatico è la sfida più grande del XXI secolo e per vincerla dobbiamo coinvolgere tutti, non solo i governi, ma anche il settore privato, le città, le istituzioni finanziarie, la società civile e soprattutto i giovani. Proprio per questa ragione la BEI ha rafforzato il dialogo con tutti i partner impegnati in questa grande sfida, con i soggetti istituzionali, i ministeri, gli enti locali, le regioni, con le industrie, con gli intermediari finanziari e altri importanti stakeholders come la Breakthrough Energy di Bill Gates. La BEI, con il suo importante bagaglio tecnico e la sua ingente capacità finanziaria, svolge e vuole continuare a svolgere un ruolo centrale nell'individuazione e nella realizzazione di piani di adattamento e mitigazione in Europa e nel mondo dove promuove insieme alle altre istituzioni dell'Unione Europea il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Grazie.